a tutti! Allora, sono ritornata adesso dal fare la spesa e visto che ci sono in questa settimana fino al 27 le offerte all'Eurospin su i formati, quelli grandi XXL famiglia, ho deciso di farvi questo video così magari a qualcuno può essere utile. Allora, qui ho delle cose random, sono stata anche al mercatissimo e ho preso delle cose per scuola per mia figlia, ovvero ho trovato le mascherine, quelle chirurgiche da bambini a 4 euro e questo che era in offerta a 99 centesimi, che sono le salviettine, quelle con presidio medico-chirurgico. Poi sempre al mercatissimo ho preso questa, che è la spugna magica, la gomma magica di Mastro Lindo, sono due, le cercavo da un po' e l'ho volute prendere, soprattutto per le scarpe e poi perché voglio provare a pulirci un attimo un po' di mobili che vedo che non mi vengono via. Comunque queste sono le uniche tre cose che ho preso al mercatissimo, ma perché mi ci sono trovata con altre mamme stamattina e quindi che fai in centri a dare un'occhiata. Poi invece passiamo all'Eurospin. Allora, l'Eurospin ho preso, ve la levo subito, questa qua che è la carta igienica, sono 12 rotoli, questa qui Soft Dream, che è quella che prendo praticamente sempre. Poi ho preso pesa 6 litri di latte, ok? 6 litri di latte, questi li mette spesso Eurospin in offerta e l'ho voluti prendere così almeno, perché calcolate che quando l'avevano fatto ad agosto, io ancora ce l'ho uno, quindi figuratevi. Poi ho preso questi, ne ho presi due confezioni, quindi in totale quattro. Voi ne vedete solamente una di confezione perché l'altra ce l'avete dietro, siete appoggiati a lei. Sono due bicchieri da birra, i bicchieri proprio. Non ho preso il boccale, quello, come si chiama, il calice, e non ho preso neanche quello con diciamo che si allarga sopra, perché non mi piaceva. Ho voluto prendere questi qua perché mi sembravano più belli. E sono della Best Brau, vabbè, insomma, sì, Best Brau, sono due bicchieri da 59 centilitri, quindi ci vanno benissimo le birre che beviamo noi. E questi c'erano perché ci sono le birre in offerta. Ora, non mi ricordo esattamente il prezzo, 2,99 euro questi a confezione. Però ora diciamo che io ho speso più o meno tutto su 1, 2, 3, massimo 8 euro, ecco, quindi non ho, e stiamo parlando della carne, è la spesa più grossa, quindi comunque questi 2,99 euro a confezione perché c'è la birra appunto in offerta. Però adesso prenderò le cose a random e vedremo quello che capita. Allora, oh, ecco qua, ho preso le uova. Allora, ho dovuto prendere queste qua, che sono 6, perché quelle che dovevano esserci da 12 in offerta non c'erano. E quindi mi sono accontentata. Mi servono assolutamente le uova, non le ho potute non prendere perché ho fatto il meal plan settimanale. Quindi semmai, se vi interessa, me lo fate sapere scrivendomi un commento qui sotto e ve lo farò vedere in un vlog, insomma, il mio piano settimanale. Poi ho preso una confezione di kiwi che mi ricordo venivano 2 euro e qualcosa. Poi ho preso questi che erano in offerta. No, questi che erano in offerta. Allora, queste sono le melanzane grigliate e quest'altro invece sono i carciofini. Vedete? Questi grandi risparmio, la confezione più grande proprio rispetto a quella classica che è più piccina.
Però anche questi erano in offerta e sono i peperoncini ripieni di tonno, questi sono fantastici. E niente, e li ho presi anche questi come contorno per quando magari non ci va di cucinare un contorno vero e proprio, oppure ci va magari di spizzicare tipo la domenica sera, tipo la domenica sera che non ci va magari di metterci lì a cucinare perché comunque si è fatto il pranzo della domenica e vi assicuro che qui il pranzo della domenica è il pranzo della domenica, quindi non ci va magari di metterci lì a cucinare cose. Tiro fuori questi e stiamo a posto con due tre crostini e abbiamo risolto. Poi in offerta c'era questa, che sono due confezioni di pasta sfoglia tonda. Queste sono sempre comode, sia per fare un dolce, sia per fare le pizzette, sia per fare qualunque cosa. Queste, cioè, ci devono stare a casa mia. Poi, sempre in offerta, ho preso questi. Ho preso un po' di pasta, ho preso questi qua, quelle trafilate al bronzo, dei Tre Mulini, che erano appunto in offerta, il pacco da mezzo chilo, e ho preso i fusilli e i tortiglioni. Poi, sempre di pasta ho preso due confezioni di mezze penne rigate, sempre queste qui anche da mezzo chilo, venivano 35 centesimi, questo me lo ricordo, e anche una confezione di pipe rigate, queste sono la linea classica però, non sono quelle trafilate al bronzo, sempre 35 centesimi. Poi ho preso una confezione di coscetti di pollo o fusi di pollo, come li chiamate voi, a 3,64 euro. Calcolate che noi siamo in 4, questo ci facciamo una cena. Poi ho preso una salsiccia di suino di queste qui lunghe, perché ultimamente mi sono trovata male con le salsicce, quelle normali classiche dell'Eurospin, non mi piace il sapore, non so che ci mettano dentro, però a me non mi piace il sapore, è cambiato il sapore rispetto a prima. E ho voluto provare questa, l'altra volta mi è piaciuta tantissimo e quindi l'ho ripresa. Anche questa qui, offerta speciale, a 2,88 euro. E poi ho voluto prendere, dopo tanto tempo, i funghi champignon, perché erano in offerta a 99 centesimi, questi qua già affettati. Io di solito non li prendo già affettati, però purtroppo interi non c'erano, e sono 300 grammi. Poi ho preso una confezione di avocado. Allora, di solito prendo quelli sfusi, solamente che stavolta l'ho trovati belli duretti, e visto che invece di solito li trovo sempre morbidissimi, che sono quasi andanti verso la fine, questi qui nella retina, non li prendo mai, prendo sempre quelli sfusi che sono un po' più duri. Invece stavolta sono belli duretti e quindi li ho voluti prendere. E venivano, mi pare, 2 euro. O 3 euro e qualcosa, però sono 4 avocado, quindi noi ci facciamo 4 contornini, 4 salsine, fate voi. Comunque io uno ne uso alla volta, quindi mi durerà un po', quindi si ammorbidiranno. Poi ho preso le mele, queste erano in offerta, 2 kg di mele. Però stavolta anziché prendere quelle gialle ho preso quelle rosse. Non fate caso ai miei figli, ma stanno guardando un cartone qui in sala, quindi più che altro so io che gli sto a rompere le scatole. E poi ho preso due confezioni di ditalini rigati. Questi qui li ho presi perché ho intenzione di ricominciare a fare minestroni, vellutate, minestre, eccetera. E questi sono ottimi. E questa è la prima busta. Seconda busta, iniziamo con banane, perché mio figlio vuole le banane assolutamente, cioè lui è già nel mood invernale, quindi vuole le banane. 1,29 euro venivano al chilo. Poi ho preso questi qui, non li ho mai presi, però li volevo provare, sono 8 sfilatini.
mi pare che erano un'offerta, ma non sono sicura. Sono 8 sfilatini e li ho voluti prendere per far portare la merenda a mia figlia, anziché fargli sempre il panino con il pan carré. Uso questo e insomma è più sostanzioso, mettiamola così. Poi ho preso 2 confezioni di pane per hot dog, per fare appunto gli hot dog, che sono settimane che me li chiedono, e poi 2 confezioni di pane per hamburger, quindi capite da soli che abbiamo intenzione di fare le cenette americane. Poi ho preso 2 confezioni di insalata, questa volta a differenza della solita insalata che prendo, che è il bustone grosso e mi dura un po', però una volta aperto va subito a male, ho voluto prendere 2 piccole, così vediamo se magari portandole alla lunga tendono a durare un po' di più. Ho preso 2 lattughini che erano in offerta a 99 centesimi. Scusate, c'è mio marito che mi chiama. Ok, c'era mio marito, aspettate che vi ho messo un po' troppo, ok. C'era mio marito al telefono. Allora, vi dicevo, ho preso 2 di queste, erano in offerta a 99 centesimi. E il lattughino poi comunque mi rendo conto che è più delicato dell'insalata normale, però che devo fare, una soluzione la devo trovare assolutamente. Poi ho preso i taralli, questi qui classici, questa è la confezione da mezzo chilo, e li ho presi anche per magari mandarli a scuola Aurora per farci uno spuntino, non lo so. Poi cipolla rossa, perché purtroppo la cipolla idropea è finita. Io sono disperata perché io amo la cipolla idropea e è finita. Quindi se c'è qualcuna calabrese all'ascolto, o comunque qualcuna che reperisce roba calabrese, tipo cipolla idropea soppressata eccetera, per favore gliela pago. Gliela pago, ma a me serve assolutamente. Va bene, allora, no, ma sul serio non sto scherzando, cioè se c'è qualcuna di voi che conosce un negozio che spedisce cose calabresi, se me lo fa sapere veramente, perché io se no sono disperata. E vabbè, in alternativa ho preso questa qua, sicuramente meglio di quella bianca. Una confezione classica, questa qui ormai spopola dappertutto, di succhi di frutta, questi qui alla pesca, ne ho preso solo uno perché ce n'ho altre 2 più piccole. Poi 3 confezioni di latte di soia 99 centesimi per me, che bevo solamente questo. Poi una confezione di petto di pollo intero. Allora, questo qui sono 710 grammi, viene 4,96 euro. Allora, lo prendo per 2 motivi principalmente. Uno perché mezzo lo faccio a tocchettini, mezzo lo faccio a fettine. Quindi a me risulta più comodo così. Quindi l'ho voluto prendere interi, così almeno me li gestisco meglio. Infine ho preso l'aranciata, perché mio figlio è patito d'aranciata, e la cola. Questa qui era in offerta, la versione più grande, diciamo, era in offerta, non mi ricordo a quanto, però era nel reparto delle offerte. E questa è tutta la seconda busta. Passiamo alla terza. Terza e ultima busta, così poi vi mollo. Allora, trofie, queste qui fresche, erano in offerta, l'ho prese per pranzo adesso perché non saprei proprio che fare. Poi anche queste erano in offerta, mozzarelle di bufala campana DOP, assolutamente queste, non le altre mozzarelle classiche, perché non ci piacciono, noi mozzarella di bufala tutta la vita. Anzi, anche qui, ecco, come le
come le cose prima, come le cipolle, la soppressata prima calabrese. Se c'è qualcuna che conosce un negozio tipicamente campano che spedisce le mozzarelle di bufala, per favore me lo dica. Perché anche lì io cioè, sono alla ricerca. Chi mi portava le mozzarelle di bufala non me le porta più. E quindi, perché per diversi motivi non ci vediamo più, quindi non so più da chi prendere le mozzarelle di bufala buone. Quindi per favore scrivetemi qui sotto, così almeno se è me lo faccio spedire e a posto. Poi ho preso confezione di 12 cornetti Algida fake, ovviamente. Confezione da 12, anche questa gran risparmio. L'ho presa apposta perché ogni volta sono 6 e capite bene che nel giro dei 2 giorni. No, quelli normali c'erano. E capite da soli che una confezione da 6 o da 5 mi finisce subito. Quindi questa da 12 è perfetta perché durerà in eterno. Poi ho preso 4 zucchine che non devono mai mancare, una confezione di macinato, questo qua è un macinato misto, quindi di bovino e di suino, 2,87 euro, sono 576 grammi e l'ho preso sia per farci gli hamburger, sia per magari farci le polpette, ecco ho sbagliato, lo devo prendere di più, quello non mi basta, vabbè. Lasciamo perdere, lo riandrò a prendere. Poi ho preso, ecco, una cosa che mi piaceva tantissimo, che voglio provarla, è questo, è il carpaccio di equino. Allora, capisco che qui ci sono diverse controversie, perché mangiare la carne di equino, povero cavallo, eccetera, eccetera, sono d'accordissimo, però visto che io ho Aurora che secondo me ancora non gli ho fatto le analisi, vabbè, lascio perdere, è dal Covid che devo fare questa analisi, secondo me c'ha carenza di ferro, io pure spesso e volentieri c'ho carenza di ferro e queste fatte a carpaccio, cioè so un'ottima soluzione, ovviamente non crude, marinate. Ah, però in alternativa se ecco qua. In alternativa, se Aurora non mi mangia questo qui, il carpaccio, ho preso questi che a lei piacciono tantissimo. Sono gli sfilacci di equino. Sono praticamente degli sfilaccetti, vedete? Sono degli sfilaccetti, dei filetti di carne di equino che sono buonissimi anche da mangiare. Anche lui li mangia, sì, giusto, scusate, ma è giusto dare a Cesare quello che è di Cesare. A me mi piace tantissimo. A Memmì non si dice? A me piace tantissimo. Ok. Che te ci manda a fa' a scuola. Vabbè, sta diventando un po' una caciara sto video, comunque. Questi qui sia nell'insalata, sia mangiati magari così spizzicando, eccetera, sono ottimi, a loro piacciono tantissimo questi. E anche a noi, quindi per favore non mi fate cose polemiche, oddio la carne di cavallo, no, poro cavallo, ognuno mangia quello che gli pare, io non rompo le scatole a chi mangia il tofu, la soia, eccetera, eccetera, che con le colture della soia fanno un casino, quindi pace e arrivederci. Ale, piano, mi fate finire? Grazie. Poi ho preso 2 confezioni di grattugiato, anche queste qui formato grande da 250 grammi l'uno, non mi ricordo però quanto venivano, però insomma ve l'ho già detto prima, vengono poco. Poi ho preso un trancio di guanciale, 2,52 euro, che io preferisco prendere questo perché lo utilizzo ovviamente per fare la carbonara. Quindi capirete da soli che nel meal plan un giorno pranzeremo con la carbonara. E poi anche perché mi rimane più semplice, perché a volte capita, e anche qui sicuramente qualcuna mi farà la polemica, a volte capita che io lo taglio fino 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 fino, tipo lardo, e lo metto sopra il pane in forno. E quindi si scioglie grassino in quel modo, va bene. Quindi mi rimane più comodo averlo qui in trancio piuttosto che in un altro modo, già stilettato.
Poi, ecco qua, infatti mi mancava, ho preso anche le bavette, sempre a 35 centesimi. Poi ho preso una confezione, sempre di queste qua, gran risparmio, di fagioli cannellini. Sono 2, 4, 6, 6 confezioni. E sono i miei preferiti. È vero, lui li mangia fagioli tantissimo. E poi ho preso anche qui la birra, ho preso questa qua, la birra però, infatti la birra l'ho presa solo questa, perché l'altra che volevo prendere non c'era in offerta e ho preso solamente questa, ma credo che andrò a riprenderne in altre po', perché queste a noi ci bastano. Vabbè, lasciate perdere, queste sono cose nostre. E niente, è finita anche la terza busta, quindi questa è tutta la spesa. Io per qualunque cosa, delucidazione, fatemi sapere veramente se c'è qualche negozio calabrese o campano che spedisce, se no, se me volete spedire voi, io so, più che contenta. E quindi a posto. Bene così, io vado a far pranzo perché è tardissimo, ho fame. E niente, al prossimo video. Ciao!